corsa del Napoli non si è fermata neppure di fronte a un Atalanta che ce l'ha messa tutta per portare a casa un risultato positivo. La squadra di Gasperini esce invece sconfitta da un confronto che l'ha vista giocare alla pari con la capolista, ma non raccogliere quanto avrebbe meritato. Dopo un inizio smagliante, con l'Atalanta partita subito all'attacco, che si è vista premiata con un calcio di rigore provocato da Osimhen e trasformato in modo perentorio da Lookman, ma è stato proprio Osimhen a fare la differenza, riscattando il fallo di mano in area che ha determinato il penalty, svettando di testa per il gol del pareggio e servendo l'assist vincente a Elmas. Insomma, il Napoli ha capitalizzato quanto raccolto nei primi 45 minuti, quando ha avuto il merito e la capacità di ribaltare il risultato. La squadra di Gasperini ha continuato ad attaccare senza risparmiarsi, reagendo all'1-2 seguito all'iniziale vantaggio. A fare la differenza la tenuta difensiva della squadra di Spalletti, che nel secondo tempo è riuscita a contenere la spinta offensiva dell'Atalanta, vicina al pareggio con Lookman che ha colpito la traversa e poi con Højlund che non ha trovato lo specchio della porta. Si può dire che Atalanta e Napoli hanno dato vita a una partita di livello europeo, confermando le qualità dei rispettivi organici. Se la squadra di Spalletti ha trovato da tempo la quadra e fa valere il suo spessore, quella di Gasperini continua a dare segnali di crescita a dispetto di un risultato che la penalizza. Si è trattato di un confronto tatticamente equilibrato, ma a favore del Napoli ha giocato la bravura del suo attaccante centrale, che ha messo la firma sul successo con un gol e un assist. Il Napoli prosegue così la sua marcia e mantiene l'imbattibilità in campionato. Alla fine l'Atalanta può rammaricarsi per non essere riuscita a raddrizzare il risultato, ma ancora una volta è uscita tra gli applausi. Per tutte le notizie vi rimando a zonamistamagazine.com.